stazione, sia la stazione che i treni. Lo prendete spesso il treno? Sì, quanti giorni? Da Roma Termini a Frascati. Cioè da Ciampino a Frascati e poi da Velletri. Da Ciampino a Velletri. Cosa migliorereste? Allora, gli orari, perché noi perdiamo il treno per Velletri per un minuto, dobbiamo aspettare mezz'ora. Dobbiamo fare il cambio. Poi pure i controllori, gli abbonamenti, che a parte facciamo l'abbonamento che non passa mai, poi i treni soppressi, tipo oggi siamo portando a scuola. Oggi siamo arrivati, ci siamo fermati a metà sulle ferrovie, tra Frascati e Ciampino, siamo proprio un'ora siamo stati fermi. A scuola. Allora, grazie mille. Ok, ciao, grazie. Pensa del servizio delle ferrovie di Ciampino? Ma guardi, le ferrovie di Ciampino una volta erano molto più puntuali, serie, ultimamente stanno avendo problemi pure loro, non sappiamo da cosa dipende, ma credo che sia una cosa generalizzata e comune a molti altri servizi. Cerchiamo di salvaguardare meno il servizio ferroviario, visto che per esempio quello di autobus è assai peggiore ancora, vediamo se possiamo salvare meno questo. Ma il servizio all'interno del treno com'è? È migliore o peggiore? Ma il servizio all'interno del treno, diciamo che alcune volte si salva, altre no, per l'estate, anziché funzionare l'impianto di aria condizionata, addirittura se ci sono riscaldamenti accesi, è successo tante volte. Quindi ecco, le ferrovie dovrebbero stare attente a questo, altrimenti il servizio scade sempre di più. Guardi, io sono 5 anni che viaggio con questo treno e ho deciso di non prenderlo più perché ci sono ritardi continui sia all'andata che al ritorno, quindi ho deciso di prendere il motorino e viaggiare con i mezzi propri perché è veramente impossibile. Poi anche poca pulizia alla stazione e soprattutto anche i parcheggi sono pochi, quindi alla fine conviene andare direttamente a altre stazioni qua vicino. E i prezzi hanno influito oppure no sulla decisione che avete preso? Sulla mia decisione no, il prezzo è pure giusto, pago 24 euro mensili, quindi va bene il prezzo, ma è proprio il servizio scadente. Ma la condizione dei vagoni com'è sui treni? Sono puliti? Pessimi, d'estate non c'è stata l'aria condizionata, ecco, assolutamente. Sì, senza aria condizionata, quello scarsa pulizia, e quindi insomma rispecchia l'Italia, insomma, in tutto quello, i suoi difetti. Quindi treni sporchi, manca l'aria condizionata d'estate, scarsa puntualità, sì. Praticamente è tutto da cambiare? Tutto da cambiare, sì, praticamente sì. Poi più viaggi ti rendi conto di realtà differenti, di come le cose vanno e come invece non vanno in Italia. Grazie. Prego. A voi. Buongiorno.